Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta morbida a cioccolato e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo 00, zucchero, vanillina, uova, cioccolato fondente fuso, più quanto basta per decorare, Grand Marnier, che è facoltativo, burro fuso, lievito per dolci vanigliato, aroma di arancia, sale per la crema, mascarpone, aroma di arancia, zucchero, latte e uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, versare le uova, un pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo lo zucchero e le facciamo montare per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il burro fuso. Il cioccolato fuso, la vanillina, l'aroma di arancia e il Grand Marnier, che è facoltativo. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, il lievito ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 4. Il composto è pronto, versiamolo in una tortiera del diametro di 22-24 cm foderata con carta da forno. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo la crema. Mettiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il mascarpone, l'aroma di arancia, il latte e l'uovo. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 3. La crema è pronta, versiamola sulla base. Livellare bene. Quando
cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo e una volta fredda guarniamola con cioccolato fuso. Torta morbida, cioccolato e mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!